carissimi amici, oggi ci troviamo a Bologna al congresso nazionale dell'AIOM, Associazione Italiana Oncologia Medica. Siamo in compagnia del dottor Ridolfi, oncologo di Forlì, il quale ha coordinato un progetto che ha presentato questa mattina, progetto su incarico dell'AIOM conferitogli alla fine del 2008. Ecco, dottore, ci può raccontare un po' in che cosa consiste questo progetto sul quale avete lavorato? Dunque, il progetto è intitolato Ambiente Tumori. Alla fine del 2008 l'allora presidente di AIOM, il professor Francesco Boccardo, che desidero ringraziare per la sua sensibilità nei confronti di questo argomento, mi affidò questo incarico un po' oneroso di coordinare un progetto appunto sulla relazione possibile fra ambiente e insorgenza di tumori. Il progetto è stato portato avanti nell'arco di questi 2 anni, diciamo dal 2009 poi al 2011, grazie anche alla collaborazione del successivo presidente AIOM, dottor Iacono, e del consiglio direttivo dell'AIOM di questi 2 anni, che alla fine ha voluto finire, diciamo, il progetto con la pubblicazione di un volume che appunto riporta un po' tutti gli elaborati che sono stati diciamo eseguiti nel corso del progetto. Il progetto è uno spunto di riflessione, diciamo con chiave verosimilmente nuova, nel senso che induce a riflettere su nuove teorie della cancerogenesi, più moderne, diciamo, di quelle fino ad ora diciamo seguite dalla scienza e dall'oncologia diciamo degli anni 80, nel senso che si intravede come cambiamenti o comunque influssi dell'ambiente possono portare a piccole modificazioni di piccole molecole all'interno del DNA che possono predisporre o meno all'insorgenza di tumori. Questo in dati sperimentali nell'animale, anche con influssi transgenerazionali, quindi col rischio anche di indurre queste trasformazioni che vengono poi diciamo trasmesse di padre in figlio, non la certezza di acquisire un tumore, ma una maggior facilità nel contrarre la malattia. E sulla base di questa teoria e di questi dati, la preoccupazione del gruppo è stata quella di cercare di far capire che esistono rischi più o meno consistenti che vanno valutati. Questo gruppo di lavoro quindi ha voluto creare questo volume come un mezzo per sollecitare gli oncologi italiani a un'attenta riflessione a questi temi, cioè ai temi che riguardano l'ambiente e lo sviluppo dei tumori. Questo perché tutta l'oncologia, non solo quella italiana, l'oncologia mondiale, negli ultimi 20 anni ha perso un pochino l'interesse nei confronti della prevenzione primaria, cioè l'interesse a vedere quali siano le reali cause dei tumori e l'interesse a cercare di evitare l'insorgenza dei tumori. L'oncologia mondiale si è preoccupata negli ultimi 20 anni più della terapia, più della diagnosi precoce, pochissimo della prevenzione, se non per settori ben specifici, vale a dire la lotta al fumo e quella agli stili di vita poco consoni,
che ovviamente non va demonizzata, sicuramente ha dato i suoi frutti con la diminuzione per esempio dell'abitudine a fumare in paesi come gli Stati Uniti o come nel nord Europa, ma non è sufficiente, ecco, sicuramente c'è qualcosa di più. E possiamo dire che c'è qualcosa di più dai dati epidemiologici, perché se da un lato l'oncologia moderna può vantarsi di aver migliorato la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore, può aver diminuito la mortalità per diverse forme di tumore, non può dirsi contenta di aver vinto la battaglia contro il cancro, perché di fatto l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi di tumore per anno, continua ad aumentare per quasi la totalità dei tumori. E questo dato, che a volte viene liquidato con la giustificazione che dipenda dall'aumento dell'età della popolazione che invecchia, o dal fatto che gli screening e la diagnosi precoce può di fatto aumentare il numero di tumori diagnosticati, non giustifica dati molto preoccupanti quali l'aumento dell'incidenza dei tumori nell'infanzia, che è il 2% per anno in Italia, e l'aumento di tumori giovanili come linfomi, leucemie, sarcoma dei tessuti molli. Lo stesso tumore della mammella in fascia giovanile è in aumento consistente. E in Italia abbiamo un triste primato, perché l'aumento dei tumori infantili del 2% è quasi il doppio della media europea e più del doppio dei dati relativi agli Stati Uniti. Questo non può lasciar tranquilli, deve per forza far pensare che nell'ambiente ci siano concause, direi, che vanno quantomeno discusse, quantomeno ispezionate, e per le quali bisogna prendere provvedimenti subito, non domani. Ecco, dottore, la salutiamo, vorremmo scambiare questa ultima battuta. A Parma vogliono costruire l'inceneritore dei rifiuti, sappiamo che per legge è classificato come industria insalubre di classe prima, la più pericolosa. Sempre per legge non si può costruire, o non si potrebbe, ecco, in zone caratterizzate per qualità e tipicità dei prodotti. Invece lo stanno costruendo proprio a fianco del più grande pastificio del mondo, che è la Barilla. Ecco, in questi anni la nostra associazione ha portato a Parma esperti di varia natura, ecco, di varie branche, dalla chimica ai medici, agli amministratori. Ecco, ultimo evento organizzato a Parma, San Francesco con San Francisco, è venuto a Parma il massimo dirigente, ecco, nel campo dei rifiuti della città californiana, che vuole perseguire l'obiettivo di rifiuti zero, ed Ezio Orzes, questo amministratore, questo assessore all'ambiente di Ponte nelle Alpi, penso probabilmente più bel comune che abbiamo oggi in Italia, che ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio di Legambiente di Comune Riciclone, ha dato vita a dei cambiamenti straordinari, per dire che le nostre comunità possono prendere altre strade, ecco, più rispettose di ambiente, salute e via discorrendo. Esiste anche un principio di precauzione alla luce di quello che lei così ha descritto e di quello che questo volume racconta, ecco, che cosa ci invita a fare il principio di precauzione? Ma dunque, adesso vi leggo cosa dice il principio di precauzione. C'è da dire che spesso molti colleghi oncologi si trincerano di fronte al fatto o al concetto non ci sono dati sufficienti per. Però questa affermazione è un'affermazione che contrasta fortemente col principio di precauzione, che è stato sancito più volte dalla OMS e che la comunità europea ha fatto suo, quindi è un principio della comunità europea.
Io ve lo leggo perché questo è un principio universale a cui bisogna ricorrere e averlo ben in mente nelle sue caratteristiche fondamentali. Quando un'attività crea possibilità di far male alla salute o all'ambiente, misure precauzionali dovrebbero essere prese anche se alcune relazioni di causa-effetto non sono stabilite con certezza dalla scienza. Aggiungo questo, il principio di responsabilità che ha descritto benissimo Lorenzo Tomatis, grande epidemiologo italiano, medico italiano, che è stato direttore della IARC di Lione, scomparso purtroppo qualche anno fa, che dice: adottare questi due principi significa anche 1) accettare il dovere di informare, 2) impedire l'occultamento di informazioni su possibili rischi. Questi credo siano concetti che parlano da sole rispetto alla domanda che lei mi ha posto. Grazie dottore, buon proseguimento. Grazie.